partire? Bene, va. Diciamo buonasera, grazie per essere venuti. Questo è uno streetbook che abbiamo cominciato per la seconda edizione, e dove è un festival tra musica, letteratura, teatro, fumetto, favole, le scuole coinvolte, a tutto spettro sostanzialmente. Quest'anno in più abbiamo lo streetbook off, perché la richiesta, e io ringrazio Patrizia in questo modo particolare per aver dato anche questa possibilità, e gli autori erano così numerosi, posso dirlo, che abbiamo dovuto creare questa nuova rubrica per garantire anche a loro l'opportunità di presentarsi e di presentare le loro opere. Io soltanto dirvi che, siccome sono preso tra tante cose, ringrazio ancora Patrizia per essere venuta, grazie al dottore per la sua presenza, per aver accolto l'invito di Patrizia Pippino, e buon streetbook a tutti e grazie ancora. Grazie all'assessore, capiamo benissimo che, essendo uno street book, bisogna essere presenti proprio in quelle che sono le strade della vostra parte. Intanto buonasera, bentrovati a chi insomma non vedo da tanto tempo e alle facce nuove che conosco per la prima volta. L'occasione è un'occasione molto particolare e al tempo stesso legata a un argomento di grande attualità, un argomento che ci appartiene tutti e che appartiene anche un po' a quella che è la condizione di determinati avvenimenti o casi di disagio che poi creano una interazione all'interno della società diversa. Il personaggio, perché per me è un personaggio e si può identificare tale, è una donna che appalmi non solo nel cuore ma anche in tutto quello che fa, di grande forza, di grande coraggio e di grande temperamento. Lei dice: non sono una scrittrice né mi reputo tale, ma può capitare un evento nella vita che ci spinge a fare qualcosa che poi possa rimanere oltre noi, oltre la nostra persona, oltre il nostro essere. Questo è successo a me. Un atto di consapevolezza è una presa di coscienza di quella che è l'evento che a volte può stravolgere la vita di ogni uomo. A volte l'ordine delle cose non ci appartiene, non è come noi vorremmo o non è come noi vorremmo che fosse. E allora così può capitare che uno scritto scaturisce proprio dal bisogno, dalla necessità di rendere visibile, di comunicare quella che può essere la vita oltre il cancro. Un titolo che naturalmente ci fa paura, un titolo che naturalmente appartiene alle cronache di ogni giorno e che ci fa pensare tra l'altro a come la vita possa cambiare da un momento all'altro. Allora già è ben augurare questa copertina, dove la vita oltre prende le sembianze simboliche di una bellissima figura, uno skyline, cioè una linea che segue l'anatomia di un corpo femminile, dove non si identifica niente, perché in effetti la vera essenza è lo scritto dell'autrice. Una copertina che naturalmente esalta quello che è bello di natura, esalta quello che è il paesaggio, quello che ci circonda, e dove questa commistione piacevole tra uomo e natura è proprio il senso di comunicare quello still life, cioè quel piacere di vivere e di comunicare quella vita vera e autentica con tutto ciò che consegna a noi. E il libro La mia vita oltre il cancro della nostra Patrizia è proprio un processo di rielaborazione mentale, perché è il classico diario, non purtroppo nella visione romantica del termine, in cui le adolescenti più che altro un tempo appuntavano quello che era accaduto o quello che naturalmente era il proprio intimo, ma è un vero e proprio contenitore in cui sfogare le proprie emozioni, le emozioni forti all'indomani della scoperta di un male
è terribile. Un luogo dunque questo libro per sfogarsi e per distaccarsi, quasi un voler consegnare senza nessuna velleità letteraria, senza nessuna velleità antologica o quantomeno dalle grandi pretese descrittive. E naturalmente questo consegnare alla scrittura i propri pensieri può portare grandi, grandi benefici. Questo non lo dico io, lo dice la psicologia contemporanea, perché attraverso la scrittura noi esorcizziamo probabilmente quello che è quel principio di necessità interiore. La necessità interiore è una concezione del Novecento, lo hanno detto tanti artisti, lo hanno detto tanti scrittori. E attraverso la scrittura vi è che cosa? Un autoconsegna. Vi è una vera e propria, io proprio esaminavo questa, vi è una propria ricaduta, benefica, perché liberando se stessi attraverso la scrittura ci si può diciamo immergere in quello che è stata la problematica del proprio tempo. In teoria il consiglio di uno dei diciamo personaggi che hanno anche scritto in questo libro, che è il dottore Nino Nicolò, un anatomopatologo di eccellenza, veramente un'eccellenza del mondo medico, non reggino ma calabrese, un uomo che veramente di cui la nostra regione dovrebbe essere contenta, perché ha salvato tante anime e tante persone. Un dialogo che è tra un medico di base, il dottore Barone, e dall'altra il dottore Nino Nicolò, ci fanno capire che occorre scrivere andando dove ti porta il cuore. In effetti la semplice consegna di un diario agromo, cioè senza nessun segno grafico, senza nessuno scritto, è stata la consegna che è venuta subito all'indomani di una visita della nostra Patrizia. Il dottore Nicolò consegna questo diario, e questo diario doveva essere proprio una forma di esplicitazione, di libertà, di consegna attraverso le trame della scrittura dei propri contenuti e, perché no, dell'esperienza che da lì a poco sarebbe accaduta. È noto che le esperienze traumatiche devono essere esternate. Senza esternazione delle esperienze traumatiche, a livello neurovegetativo non vi può essere l'epurazione del male all'interno della nostra coscienza. A volte molti di noi affermano: no, devo andare dallo psicologo, sento la necessità di andare a chiarire con qualcuno l'atteggiamento che ho all'interno del mio cuore, all'interno della mia anima, all'interno della mia psiche. Quale momento psicologico di grande liberazione della scrittura? Un'autoforma di liberazione e di autoconvincimento che attraverso la scrittura, nonostante un male terribile, si può vincere e si può andare appunto oltre. La vita oltre vuole essere questo. Scrivere però in che cosa? In modo narrativo, in modo disorganizzato, perché non sono pensieri sparse, non sono diciamo dei pensieri che vengono presi per appunti, ma sono proprio degli approfondimenti con dei pensieri particolari. Ci sono dei capitoli che magari si evitano anche di leggere, però la nostra Patrizia scrive: la luce dell'alba si filtrava attraverso le fessure delle persiane e andava a illuminare un quadro al lato del letto raffigurante Sant'Antonio. Anche la presenza, no, del sacro appartiene a questa storia che viene raccontata. E anche che cosa? La presenza della luce attraverso una tapparella e la semplicità della descrizione. C'è uno spirito realistico in cui in questo nuovo realismo che sta vivendo, ecco, la scrittrice, perché poi lo è diventata a pieno titolo, fa anche, consegna a noi dei piccoli particolari: la luce che filtra, il quadro che è appeso, il viaggio che lei continuamente fa per curarsi. E un certo psicologo che si chiama Ben Baker, che è uno psicologo contemporaneo, appunto
ha affidato, diciamo, proprio per liberare la propria mente dalle problematiche, al racconto non disorganizzato le proprie problematiche. Cioè afferma in maniera chiara e convincente a Vincente che basta affidare alla penna le proprie problematiche con una certa cronologia per cercare di epurarle da noi stessi. La prova provata è Patrizia, non possiamo dire non è vero, prima di tutto perché probabilmente non l'abbiamo fatto, molto di noi non l'abbiamo fatto neanche per altre problematiche, per altre situazioni. Però Patrizia è la prova provata, è la testimone, testimonial anche, di questo atteggiamento della psicologia contemporanea. Emozioni, sensazioni in una struttura linguistica, come io vi ho letto, di una semplicità che parla a tutti. Quindi da qui si evince come il testo ha un modus dicendi e scrivendi, in questo caso, che è comune a tutti. Nell'indice voi troverete una particolarità, che vi è un prologo e vi è un epilogo. E il prologo è dato nel momento in cui lei stessa scrive eccomi qui a raccontarmi. L'epilogo è il punto finale in ciò che rimane, lei lo intitola così, e praticamente riparte con il dono della vita. È quasi un'araba felice che deve morire psicologicamente per rinascere. Chiaramente questo scritto non sono le generi, ma sono proprio un elaborato che testimonia che cosa? Il potere terapeutico della scrittura. Noi siamo qui a raccontare di Patrizia Pipino, che non è la scrittrice che ha stravolto la letteratura del 2000. No, nessuna presunzione, nessun atteggiamento di arroganza intellettuale, ma con la semplicità che appartiene alla nostra Patrizia affermiamo che questa terapia è strategica per poter cambiare, ha numerosi benefici. E la scrittura dunque che cosa fa e che cosa ha fatto per Patrizia? Io man mano che leggevo il libro segnavo dei punti importanti. Intanto ha liberato la mente dal problema che è un problema oppressivo, ovvero sono a termine, cioè tutto deve finire, quasi un atto di consegna. Ha imparato a regolare le proprie emozioni, le proprie sensazioni, fronteggiando che cosa? Quelle negative, parla di cancro, quindi ha fronteggiato la negatività. E poi ha migliorato le proprie relazioni, le relazioni con se stesse, le relazioni con gli altri, con il mondo medico che l'accompagna mano per mano. E naturalmente credo che ha anche ridotto l'ansia della situazione che stava per accadere. Ha fatto elaborare alla nostra Patrizia eventi negativi, ha fatto aumentare che cosa? Il tono dell'umore, perché la giornata bisognava viverla momento per momento, non era un vivere oggi per un mese, oggi per un anno, oggi per tanti anni, ma era vivere minuto per minuto, oggi per domani. E naturalmente ha cercato di ridurre che cosa? Le somatizzazioni, perché da una somatizzazione si approdava a un'altra forma di somatizzazione e via dicendo. Lo stress, anche tutto ciò che ha a che fare con l'autosvalutazione, perché una donna che ha un determinato problema entra in un campo dell'autosvalutazione e quindi riduce quella che è la sua predisposizione all'essere donna del suo tempo. Dunque è un testo che è significativo, un testo dove piangere, gridare e sorridere sono delle sensazioni coeve e tutte contemporanee, perché all'occadere dell'una accade l'altra, all'accadere dell'altra sensazione si procede in fieri. I viaggi a Roma, le problematiche legate anche alle difficoltà all'interno dell'ambito familiare,
la rendono felice, la rendono anche felice nel momento in cui lei stessa dice sono felice di ritornare al Gemelli e condividere la sua malattia con altri casi del medesimo stato. E una cosa molto bella che mi piace, che troverete per chi ha letto il libro, per chi lo vorrà leggere e che non lo conosce, è che Patrizia parla sempre del giorno e della notte, due dinamiche che appartengono alla sua vita, le luci del giorno e della notte, l'alba e il tramonto, due momenti che scandiscono anche la nostra vita, ma particolarmente la vita della nostra autrice. Patrizia Pipino è una donna che si guarda allo specchio, è una donna che si guarda allo specchio e il suo specchio è la scrittura, il suo specchio è la parola. E che cosa ci dimostra? Io direi questo, dimostra una cosa, che dare un senso agli accadimenti della nostra vita ci aiuta. Qualsiasi accadimento, in positivo, in negativo, aiuta il passare degli eventi. Senza l'accettazione e senza scandire gli eventi nella nostra vita non ci sarà mai accettazione. E la scrittura è adeguata a questo scopo, e perché no? Dare un perché alle cose ci aiuta a sopportare il come. Se noi diamo un perché alle cose, sopporteremo il come. Questa è una concezione che la trattava un filosofo d'eccellenza come Nietzsche, che ha stravolto, no? Un po' anche il modo di vedere le cose. Ma il perché e il come sono due momenti importanti per capire e capirsi. Io questa mia chiacchierata ve la voglio concludere con un riferimento al gabbiano Jonathan. Lei stessa alla fine del testo proprio si paragona a questo volo del gabbiano Jonathan. Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di prima, con le stesse limitazioni, e scopri che la noia, la paura e la rabbia sono le ragioni per cui un gabbiano vive poco. Credo che in questo sta il momento vitale che la nostra Patrizia ancora una volta in questo attraversamento consegna a noi. Quindi grazie a Patrizia. Prima di tutto volevo ringraziare le persone presenti, gli amici che sono venuti stasera e il professore Livoti, eccezionale come sempre. E la mia storia la sapete perché siete quasi tutti amici qua dentro e quindi io continuo a ripetermi sempre, a dire che io con questo libro voglio portare avanti il mio messaggio, che è un messaggio di vita, è un messaggio di speranza, è un messaggio dell'oltre. E abbiamo parlato di copertina all'inizio, la copertina è una foto mia, cioè una foto fatta da me ed è di mia nipote. E io ho voluto scegliere proprio questa foto, questa, per mettere in questo libro come copertina, perché il sole che sta tramontando, e nonostante sta tramontando lo riusciamo a tenere ancora tra le mani, e io mi sento così, questo sole che stavo, cioè che quasi quasi pensavo tramontasse nella mia vita, che ero arrivata alla fine, invece riesco ancora a tenerlo benissimo tra le mani e a godere, diciamo, proprio dei suoi raggi, quasi a dire dei suoi raggi. Io ogni giorno faccio di ogni giorno, come ha detto il professore Livoti, io vivo la giornata, non vado a pensare tra una settimana, tra un mese cosa farò.
assolutamente, vivo la mia vita così, e paradossalmente posso dire che sono felice, sì, sono felice, e non è una cosa che dico tanto per, no, è una cosa che mi fa stare bene, io sto bene perché non mi aspetto nulla, vabbè, dal domani, e perché vivo ogni momento, ogni sensazione, ogni emozione, la vivo, ecco, quando abbiamo detto sono andata al Gemelli ed ero felice, io giorni fa sono tornata al Gemelli, sono tornata al Gemelli perché volevo andare proprio a provare di nuovo quelle sensazioni e quelle emozioni, e vi assicuro che è stata una cosa meravigliosa, perché già quando arrivavo a salire diciamo, e mi sono trovata, la prima cosa che ho trovato è la statua del Papa, di Giovanni Paolo II, e gli faccio alla mia amica, ci sono sempre quelle piantine, perché io l'ho scritto pure nel libro, che mi davano un senso di, come, di ringraziamento, che quelle piantine e quei fiori sono un segno di ringraziamento. E poi andando avanti, quel giorno sono andata proprio il 18 di maggio, che poi ho scoperto che era il compleanno del Papa, di Giovanni Paolo II, cioè una cosa proprio strana pure, e sono andata a trovare questo professore che mi ha operato per portargli pure un pensierino e portargli il mio libro. E sono entrata all'interno del reparto, l'emozione, vi giuro, che ho avuto è stata una cosa incredibile. Poi, per chi avesse il libro, c'è una pagina che è la pagina 55 del perché proprio a me, e per me il libro l'ho scritto io, è speciale, è bellissimo, però quella parte del perché proprio a me è racchiuso, cioè proprio la cosa più importante forse, quando ho visto il bambino nell'oncologia pediatrica, e io sono, cioè andando lì all'ospedale gli ho detto io a sta amica mia, guarda, dobbiamo andare di nuovo di fronte all'oncologia pediatrica, perché io devo andare lì, e mi sono trovata di nuovo quel muro con quei disegni, quel murales, quelle cose che c'erano, quei fiori, quegli alberi, e lì vi assicuro che sono scoppiata a piangere, perché ho rivissuto momento per momento quei momenti brutti, perché è stato un momento brutto. È stato il momento bruttissimo vedere quel bambino, perché tante volte noi ci lamentiamo di cose che possono capitare a noi, io ho detto ci lamentiamo di cose che succedono a noi, però io ho visto lì, ho visto dei bambini, quel giorno avevo visto quel bambino, io gli ho detto io l'amica mia Daniela ora, gli ho detto io non so se quel bambino è vivo oggi, io sono qui ma non so se quel bambino è vivo, onestamente questa cosa mi ha dato un po' di... ecco. Così, scusate, ma è così. E che vi devo dire altro? Cioè, io adesso questo libro lo voglio portare avanti. Ieri mi è arrivato un bellissimo messaggio, un'email, che il libro ha vinto il Rende, tanti lo sanno, ho vinto come miglior opera prima, ma non è importante questo fatto di vincere, non, di portare avanti questa parola. E ieri mi è arrivata invece un'email che io avevo mandato il libro come premio Città di Castrovillari, e mi hanno dato una menzione d'onore. Per me questa è la cosa, io domani è il mio compleanno, è il regalo di compleanno, sinceramente. Sì. E poi un'altra cosa, questo libro io sto facendo tanto pure per la Susan Komen, l'ho portato al Gemelli perché credo possa aiutare chi come me ha attraversato, sta attraversando pure questo momento, l'hanno voluto nelle terapie integrate al seno, ho portato delle copie, ho portato circa 20 copie, ho detto io vabbè glieli do, glieli regalo, perché è giusto così, perché se io a quel tempo, quando ho avuto il mio problema, avessi letto un libro del genere, forse vedevo un'altra, sotto un altro aspetto, un'altra luce e tutto. E quindi questa lettura, questa scrittura che io ho fatto, questa lettura, diciamo, da parte delle persone non deve rimanere così tipo un po' nell'acqua, deve lasciare qualcosa. Io ho pensato, lo voglio portare avanti proprio, sto facendo di tutto da sola, onestamente. Io chiedo alle persone, come per esempio per questa sera ho chiesto all'assessore Vladimiro Maesano, che ringrazio,
e poi gli amici, e il professore Livotti che è venuto da Reggio, io so gli impegni del professore, eppure lui è venuto da Reggio per questa serata particolare. E io da sola, piano piano, con l'aiuto del Signore, con l'aiuto che mi manda questi amici speciali, sto andando avanti. E ringrazio veramente tutti, perché siete tutti amici che siete venuti stasera. E vi voglio bene. Maria, non piangere, perché tu, guarda, stai facendo stasera. Maria ha avuto il figlio, che ha avuto un tumore da bambino, e adesso è un bellissimo ragazzo. E poi qui c'è Marisa pure, che ha avuto il tumore al seno. Dietro c'è l'altra signora, cioè qui siamo tanti che abbiamo avuto questo problema grosso e che possiamo dire comunque che forse abbiamo scoperto la vita, non lo so adesso veramente com'è veramente. E quindi niente, vi ringrazio veramente ragazzi. Io ecco sì. Naturalmente se qualcuno vuole dire qualcosa, vuole dare la sua testimonianza, è giusto insomma sentire la propria, quindi il microfono, prego. Prego. Maria, sì. Prego, prego. Giusto, vieni. No, ma devi riuscire, Maria, vieni. Per tuo figlio lo devi fare. Prego. Sono caro amico, parliamo sempre. Buonasera a tutti. Allora, spero di riuscire, perché ancora per me è una cosa difficile. E mio figlio si è ammalato nel 2004 di un linfoma non Hodgkin al quinto stadio. Qui in Italia non mi hanno dato nessuna speranza, in quanto era già arrivata al cervello e agli organi più importanti vitali. Quindi l'ho portato a Parigi, dove è stato curato per 10 anni al Gustave Roussy. È stato operato ai polmoni, al fegato, insomma è stato ricomposto, diciamo. È un'esperienza devastante, chiedo scusa per chi sta vicino. Per la famiglia è una cosa incredibile. Fatto sta, mio figlio ha avuto una forza enorme, ha avuto il fegato ricostruito, ha avuto il reimpianto delle sue cellule staminali curate all'esterno, ha un polmone solo, insomma tante cose. Fatto sta che mio figlio, io reputo che sia un miracolo, è adesso a posto in tutti i sensi, è laureato in economia e management ed è un manager della Groupon a Milano. Ce l'ha fatta alla grande, è un ragazzone alto 2 metri. Nel momento in cui l'abbiamo portato a Parigi è entrato al Gustave Roussy con la sedia a rotelle, perché scendendo dall'aereo gli si è rotto il bacino, perché le ossa erano completamente sgretolate. Se non che lì gli hanno iniziato una terapia, perché stava morendo di infarto, perché il mediastino era chiuso dalle metastasi. Hanno iniziato questa terapia violentissima e fortissima. Dopo 20 giorni lui ha riniziato a prendere peso. La sua forza è stata: voglio tornare a casa. Vincere. Io a Parigi proprio hanno detto che ha vinto la sua forza. Grande testimonianza della signora, e quindi prego, presentatevi anche così. Io non volevo intervenire, mi chiamo Francesco Rocchio, però c'è stato un richiamo. Non avevo nessuna intenzione, però mi sono fatto forza perché io ho avuto il privilegio di leggere, forse non so se per primo, gli appunti che lei aveva scritto. E quando io ho letto quegli appunti, forse perché c'è stato anche un problema di famiglia,
ma in quegli appunti io vedevo come un muro che cadeva, nel senso che fino a quel momento non so quanti di questo terribile nemico riuscivano neanche a pronunciare il nome. Adesso si parla di tanto, di metastasi, e lei secondo me è riuscita a rompere quel muro, oltre a, con questo libro, a fare conoscere anche per male e cercare anche di combatterlo. E noi lo vediamo lei, che spesso è gioia, ottimismo da tutte le parti, e quindi lei ci indica, secondo me, quel libro alle persone, che c'è sempre la speranza, c'è sempre persone, che dice lei che brilla, che bisogna seguire. E anche in quei pochi appunti che lei mi ha fatto leggere, io ho detto: Patrizia, vai avanti. Vai avanti, perché veramente questo mi ha emozionato, quello del messaggio mi ha emozionato. Mi hai veramente emozionato. Ho trovato un'emozione unica leggendo, perché mi sono compenetrato in lei, perché avendo vissuto anche come per quello che è accaduto a mia moglie, tutti quei momenti che lei ha attraversato, e allora dico, così come hai emozionato me, sono convinto che emozionerà tante e tante persone. Ho detto: guarda, non ti fermare, vai avanti, perché non guardare la forma letteraria, giustamente, come precisamente diceva il nostro relatore, che ha fatto un intervento che ho apprezzato moltissimo, che raramente si possa avere questo tipo di discorso, di introduzione che lui ha fatto a questo libro, perché ha guardato oltre, è andato alla scrittura, al modo di comunicare, allo scritto. Naturalmente Patrizia non pensava assolutamente alla forma letteraria. Quando lei manda o presenta questi libri, assolutamente non guarda, vuole solamente dare una speranza a qualcuno. Purtroppo c'è della gente che io conosco, abita sopra di me, che in questo momento sta lottando peggio, ha passato tanto e sta passando ancora. E quindi ecco che, conoscendo queste persone che hanno questi grossi problemi, allora noi veramente apprezziamo di più quello che tu sei riuscito a mettere sul carta. Oggi purtroppo, che cosa vediamo? Appena leggiamo un morto, dice sì, però era malato. Cioè, come ormai una cosa assodata, sì, ma siccome era malato, vabbè, è normale. Abbiamo perso tanti e tanti amici. Ormai questa malattia purtroppo per noi è diventata una cosa normalissima. Ormai io non so a che punto è la ricerca, però non è possibile che il nostro territorio possa registrare questi fatti. Qualcosa c'è, non so che cosa ci sarà, però una cosa è certa, è che bisogna lottare. E il libro di Patrizia indica proprio questo, che non bisogna mai arrendersi, ci sarà sempre il sole. Grazie per l'intervento. C'è qualcun altro che vuole aggiungere, magari? Prego, Marisa, vi prego. Buonasera a tutti, io sono sempre a fianco di Patrizia, ogni volta lei presenta il libro. Io sono stata la collega di malattia di Patrizia, perché anche io ho avuto il tumore al seno. Tutto quello che c'è scritto nel libro, quando io l'ho letto, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi anche io ho fatto tutto quello che Patrizia ha fatto e ha scritto nel libro. La differenza è stata che abbiamo avuto una il tumore al seno, cioè entrambi, e poi l'altro si è diversificato, lei ha il colon e io l'utero, quindi entrambi abbiamo avuto due tipi di interventi diversi, ma il problema era sempre lo stesso. Io e Patrizia dicono se siamo gemelle, se siamo perché ci assomigliamo. La differenza è nei capelli, perché lei è bionda e io sono scura, quindi la cosa è. Però ci dicono che sorridiamo sempre, che siamo sempre
cioè spizziamo gioia. Alcuni dicono: ma non è possibile che voi abbiate avuto questo tipo di problema. Ebbene sì, lo abbiamo avuto, ma l'abbiamo affrontato con grande serenità. Certo, ci sono stati momenti di scoramento, perché sono stati tanti, perché siamo due donne sole, lei per un verso, io per l'altro. Lei è una donna vedova, cioè che non ha il marito, io invece sono separata, quindi ho affrontato la malattia da sola con le persone che vogliamo più bene, che sono i nostri figli, lei con la sua figlia e io con i miei. E quindi questi momenti sono particolari e indelebili nella nostra vita. Più volte abbiamo parlato con Patrizia dei momenti vissuti con i nostri figli, del fatto che dare questo dolore ai nostri figli era forse più atroce della malattia stessa, perché quando vedi un figlio al tuo capezzale che non può fare nulla per te, e gli dici: ma io sono la mamma, io sono il genitore, e in tanti casi loro si sono sostituiti a noi, quindi loro erano i genitori e noi i figli. E quindi la cosa brutta, che a me perlomeno faceva male, ma faceva male anche a Patrizia, perché lo so, l'abbiamo discusso, era quello di dare tanti problemi a questi figli. Adesso, grazie a Dio, siamo qui a raccontare. Adesso siamo oltre, come dice Patrizia nel libro. Abbiamo sempre questa spada di Damocle, che dico io, sulla testa, perché non sappiamo il domani quale sarà, però noi vivremo alla giornata, viviamo alla giornata, andiamo avanti, sorridiamo e diamo speranza a tutti che di tumore, di cancro, si può vivere. E la cosa fondamentale che deve essere sempre presente però è la prevenzione. La prevenzione è fondamentale, quindi Patrizia, portando in giro il libro, cioè perché lo sta portando in diversi luoghi, fa sì che le persone capiscano che la prevenzione è importantissima. Io ho scoperto il mio tumore perché ho fatto prevenzione, cioè il fatto che io ho sempre detto, io lo guardo sotto due aspetti, perché io sono stata operatore sanitario, sono un'infermiera, nasco come infermiera, quindi sono stata al capezzale di tante persone che purtroppo oggi non ci sono più e che hanno affrontato lo stesso mio problema. Poi mi sono trovata dall'altro lato ad essere una paziente, e quindi io invito tutte le donne che sono qui, ma anche gli uomini, perché il tumore al seno può coinvolgere anche l'uomo, quindi non è detto che il tumore al seno possa venire solo alle donne, ma può coinvolgere anche l'uomo. Quindi la cosa fondamentale è l'autopalpazione, la prevenzione. Allora, il nostro corpo è una macchina perfetta. Quando c'è un segnale dovete andare dal medico, non dovete avere nessun timore, andate e spiegate la situazione, vedrete che potrete salvarvi la vita. Quello che io dico, basta, non c'è da dire più. Grazie per la testimonianza. E naturalmente parlare vuol dire anche, insomma, riflettere insieme e comunicare poi quello che è lo stato dell'arte delle cose, delle situazioni che ognuno di voi ha vissuto. Io non lo so se qualcuno vuole dare un altro input a quello che è l'andamento della serata. Io non lo so, io magari tua figlia la chiamerei un attimino, cioè tu mi sembra giusto, vieni qua, anche perché abbiamo sentito quante casistiche accadono nel rapporto genitore figli, e quanto sono importanti le mamme, e come al tempo stesso sono importanti i figli, in questo canone inverso, no? Prego. E buonasera a tutti, io sono la figlia di Patrizia. E niente, cosa dire? Che tu dici che ti sei sentita un problema, un peso, quando non è vero, quando non è così. Perché comunque dare manforte a lei era come dare manforte anche a me in quei momenti. Quindi ci abbiamo affrontato insieme,
ne siamo uscite insieme, anche con mio marito, che al momento non è presente, però è stato sempre presente in tutta questa situazione così. E niente, cos'altro dire? Non lo so. Allora, la presenza, ecco, di un figlio in un problema del genere, alla tua giovanissima età, che cosa hai pensato all'inizio e che cosa pensi oggi di questa esperienza? È importante capire anche questo. Beh, all'inizio è stata una doccia non fredda di più, però poi piano piano abbiamo cercato comunque di centrare il problema, di capire qual era la soluzione migliore, perché poi c'è stato un periodo nel quale comunque noi non sapevamo a chi rivolgerci, tra virgolette, e sia per l'intervento, perché era quella la cosa basale, cioè se si parte bene si finisce bene, se si parte male si finisce male. Quindi anche l'oncologo diceva l'importante è l'intervento, che venga fatto bene con criterio. Poi tramite le sue ricerche notturne è spuntato fuori questo professore di una grande umiltà, di una grande umanità, cose che raramente purtroppo il professore, sì, purtroppo raramente da noi si riscontrano queste positività nell'ambito sanitario. E quindi poi da lì l'intervento è stato fatto egregiamente, lei fortunatamente non ha avuto bisogno della sacca. La prima cosa che ha fatto quando ha aperto gli occhi è stata proprio quella di mettersi la mano sulla pancia per vedere se ci fosse questa stomia o meno. Niente, poi da lì il professore, quando uscì dalla sala operatoria, mi disse, dice purtroppo era abbastanza grande, dice dovrà fare la chemio. Io lo guardo e dico come la chemio, professore? E lui mi dice sì, la deve fare perché era grande, era stenosante e ha sporto, proprio testuali parole, ha sporto sia dentro che fuori l'intestino. E quindi per questo è stato infiltrante, per questo è stato quello che è stato. È stato un T4, è stato abbastanza imponente e importante. L'ultimo stadio del tumore. Però poi quando sono andata a prendere l'esame istologico lì della parte, quando, cioè, io e mio marito, non, cioè, praticamente gli dicevo a mio marito, mamma mia, questo ascensore non arriva mai. Abbiamo preso l'ascensore a zero per arrivare all'undicesimo piano, al decimo, adesso non arrivo al decimo. E dico io, questo ascensore non arriva mai. Dice, no, non ti preoccupare che non arriva. Quando siamo arrivati, mi sembrava così lunga la strada per andare a prendere quell'esame. Arrivo lì in reparto e chiedo con il suo nominativo questo referto. E l'infermiera mi fa così, dice, lo guarda, e io quando ha fatto quel gesto così, dico, cioè, chissà disastro, cioè, già lo sapevamo, quindi era un'ulteriore conferma. E niente, quando mi fa, dice, guarda, dice, noi non ce lo siamo spiegati, come è possibile una cosa del genere, che un T4 di 4 centimetri, infiltrante la sierosa e tutto il resto, dicono miracolosamente su 13 linfonodi, zero interessati. Cioè, ho preso quella carta e ho fatto io a mio marito, che bella! E quindi siamo scesi sotto, poi c'erano anche i miei suoceri. E tra applausi e urla di felicità, insomma, abbracci e cose varie. Però poi quando siamo ritornati, un altro poi gigante da affrontare, che era questa chemio.
ringraziando il Signore, ha fatto 12 cicli, sono stati 7 mesi abbastanza intensi. Fino alla quinta, diciamo che sembrava andasse discretamente. Dalla quinta in poi un disastro totale, cioè appena subito le andava in vena tutto quanto, febbre a 40, vomito, cioè cose proprio da film dell'orrore, non so come descriverle, però ringraziamo il Signore, siamo usciti vivi. Bene, mi sembra che con questa testimonianza, insomma, siamo riusciti ancora una volta a raccontarvi una pagina di storia dove l'esito positivo dimostra come a volte anche il potere della mente probabilmente è la fede per chi crede, perché senza la fede non, naturalmente lo diciamo perché no, si vive anche di questo, e la fede è anche un momento importante di interazione. E grazie a Patrizia. Io volevo dire una cosa prima. Sì. Allora, c'era un piccolo pensiero per il professore, perché io nelle mie presentazioni sempre questa farfalla, ma non potevo fare sempre farfalla, il volo, la rinascita, e ho preso sempre una farfallina, qualcosa di diverso, vediamo se, ecco, sta attenta Marisa che non ti rompo. No, tranquilla, così. Camera. Io ho preso questo, penso che sia sempre una farfalla, però è un appoggio. Dovete sapere che Patrizia sempre appunto questo tema del volo, no? Della farfalla. A me piace. Grazie a Patrizia. A me piace regalare queste farfalle come il senso di rinascita. E poi un'altra cosa, perché ogni volta dico sempre, quando andavo a Roma, che ho comprato questo libro del Piccolo Principe, versione ragazzi, bambini forse, e ho aperto e c'era scritto, la prima pagina, la prima cosa che mi è saltata all'occhio, c'era, si devono pur sopportare dei bruchi se si vogliono vedere le farfalle, sempre siano così belle. E io l'ho fatta mia questa frase, ho detto, ma chissà. E quindi in ogni presentazione, in ogni qualvolta c'è di mezzo il libro, c'è sempre questa farfalla, così almeno è un ricordo. Grazie a voi, grazie a tutti.